Please approach SCP-173 for testing. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Roblox Tycoon. Oggi vi mostro la mappa chiamata Super Treehouse Tycoon. Mappa, come sempre, realizzata da Persistent Float. Anche in questa mappa abbiamo un trailer, lo andiamo a vedere insieme, e poi vi mostrerò la mappa che già ho terminato, ovviamente. Perfetto, e allora apriamo la mappa. Come se mi avesse il mondo meno, aspetta che lo levo. Perfetto, le tessere non mi stanno caricando. Ok, c'è le cose. Apriamo. Qua è dove iniziate per fare i guadagni delle cose. Questa è tutta la struttura di per sé. Adesso ve la mostrerò poi. Adesso la mostrerò pian piano tutta. Fuori non c'è praticamente niente da mostrarvi. Quello che avete qua nell'inventario è questa di qua, che vi serviva per prendere le api, se ce ne sono, ma siccome altri giocatori le prendono anche, potrebbero non essercene. Questa serve per combattere i giocatori e questa vi serve per sbloccare, cioè per bloccare l'ingresso nella casa. Come vedete, c'è anche lo scudo che potete attivare così e disattivarlo così. Qua abbiamo il garage con i veicoli. Qua abbiamo il quad e una macchina. Questo di qua vi permetterà di cambiare colore alla vostra struttura, cioè alla vostra casa. Poi di qua abbiamo invece le armi, le altre armi. Questo è un pochettino tutte le armi. Prendiamone alcune. Ma non le posso usare perché c'è vabbè quelle cose. Poi da qua si sale. Vediamo. Di qua risaliamo. Questo vi permetterà di andare sopra quasi subito, per lo sbloccherete dopo un po' di tempo, come vedete. Adesso saliamo. Qua abbiamo un'altra zona dove guadagnerete praticamente i soldi, scusate, per costruire la struttura. Di qua abbiamo un soggiorno col camino più un pianoforte. Poi abbiamo, salendo da questa parte, un'altra specie di soggiorno. Di qua abbiamo la piscina. Questa è la piscina. E di qua abbiamo invece le camere, che sono ovviamente questa per l'ingresso. Qua abbiamo una camera da letto. Qui dovrebbe esserci un'altra camera da letto. Di qua dovremmo avere invece il bagno. Esattamente. Sta laggando, non so perché. E di qua abbiamo una biblioteca, che è una biblioteca dove si può leggere. Anche se non funziona nulla qua. È solo figurativa. Ok,
Ok, di qua non dovrebbe esserci altro. Saliamo. Di qua abbiamo un altro trampolino come gli altri. Sì, la mappa è piena di trampolini qua. Altra area dove guadagnate soldi per costruire le strutture della casa. Qua abbiamo tipo una specie di soggiorno, zona trofei. E qui abbiamo, anche se è un po' orribile come area, la cucina. L'avevo mostrato. Di qua abbiamo in teoria la palestra, se non erro. No, mi sono... Ok, che si è sbagliato. Qua abbiamo la palestra. Queste dovrebbero funzionare in teoria, siccome quell'altra mappa in teoria abbiamo l'attivo. Un albero così, messo qua a caso. E poi qua per continuare a salire dobbiamo prendere il trampolino. Eccoci qua. Qua abbiamo un'altra specie di soggiorno. E dobbiamo prendere anche l'altro trampolino qua per un'altra area. Qua abbiamo una vasca a idromassaggio. E qua mi pare che ci possiamo sedere anche esattamente. Ah, questo adesso dove spiega cosa sono queste api. E di qua invece abbiamo un campetto da calcetto. Ovviamente, essendo fatta sempre da quello sviluppatore, si può giocare sempre. Diciamo che penso che lo sviluppatore ama molto il calcio, perché molte sue mappe ha messo comunque il campo da calcio comunque. Perfetto, e questa è tutta la mappa. Adesso vi mostrerò, questa la vedete nella casa. Qua no, per comprare, cliccando nei negozi di api qui andrete nel mercante, perché adesso nel mercante, perché questo è il Reddit, potete sapere Bit. Nel mercante potete praticamente vendere le api, queste che vedete qua in alto a destra, ne ho 110, le potete vendere per ottenere praticamente, a seconda quante api avete, queste api di qua. Io ne ho alcune, ve le mostro, anzi vi mostro solamente quella più migliore, quella che ho per ora. Questi, diciamo, lo scopo dei miei video, questi di qua tecnico, è solamente mostrarvi la mappa completa. Tranne comunque, gli animali non è che ci sia l'interesse di portarvi gli animali, tutti gli animali già fatti. Questo vi permette di andare più veloce. Io speravo che aumentasse anche la produzione per guadagnare i soldi, cioè per fare la casa, ma invece a quanto pare no, non cambia. Vi permette solamente di andare più veloce per catturare più velocemente le api. Tutto qua. Adesso la tolgo. Adesso torniamo nella casa. Quello in basso a sinistra invece è la rinascita. La rinascita praticamente vi fa ricominciare la mappa da capo. Non si toglie, non so perché. Va bene, mettiamoci qua fuori. Perfetto. E questa è tutta la mappa Tycoon. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un attimo. Okay. Se il video vi è piaciuto, mi lascia un mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!